Buonasera, siciliani e siciliane, e bentrovati al TG Antudo. Si accende la polemica sul trasferimento del patrimonio culturale di Franco Scaldati presso la Fondazione Giorgio Cini a Venezia. Questa mattina è apparso un murale all'interno dell'Università di Palermo dedicato a colui che è conosciuto come il poeta sarto. Il murale ritrae Franco Scaldati con la famosa frase «Unni va u focu quando s'astuta». L'omaggio al poeta palermitano è stato firmato dal gruppo No Beni Culturali alla Lega Nord, Musumeci Dimettiti, un gruppo che conta 50.000 siciliani in protesta contro la nomina del leghista Samonà ad assessore regionale alla cultura e all'identità siciliana. Gli autori del murale affermano: un patrimonio culturale inestimabile ha abbandonato Palermo. In questi 7 anni le istituzioni non hanno fatto nulla per valorizzare la sua eredità e adesso gioiscono nel trasferimento dell'intero archivio a Venezia. Scaldati è simbolo della Sicilia, della nostra identità. Abbiamo deciso di omaggiarlo realizzando un murales a lui dedicato, così la sua presenza in città sarà indelebile. Al tempo stesso, questa è una protesta contro il sindaco di Palermo, l'assessore alla cultura del comune, il presidente della regione e l'assessore leghista Samonà, che continuano a non fare il loro lavoro e a farci espropriare del nostro patrimonio culturale. I poeti, gli scrittori, gli artisti siciliani sono davvero l'espressione delle nostre radici e in quanto tale vanno valorizzati e omaggiati, non certo cacciati via e dimenticati. Questa vicenda è la rappresentazione dell'inadeguatezza e dell'inettitudine dei politici siciliani. In fondo, cos'altro ci potevamo aspettare da coloro che hanno accolto a braccia aperte la Lega Nord nel governo della regione? O da personaggi come Orlando, che a chiacchiere fa il sindaco antileghista dell'accoglienza e della cultura, ma nei fatti gioisce per questo trasferimento e non ha mosso un dito per impedire che l'assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana venisse concesso alla Lega. E a proposito della Lega e di Salvini, pare che il grande capitano abbia deciso di venire in Sicilia venerdì, probabilmente a congratularsi con il neo assessore amatissimo dai siciliani. Si presuppone un passaggio nel messinese e nel palermitano. Non poteva scegliere momento più opportuno, i siciliani sono già in fermento per i preparativi dell'accoglienza. Sicuramente in questura si starà già pensando alle porte sul retro per farlo entrare o uscire senza passare in mezzo alla gente che lo contesta. Siamo sicuri che il tour di Matteo sarà movimentato, come del resto ogni volta che viene in Sicilia. E sarà sicuramente un'altra occasione per dimostrargli che qui non è il benvenuto. Con questo io chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19.